Salve a tutti, Max De Falco, redazione per Sempre News. Siamo al villaggio del rugby. Oggi è un piacere avere tre rugbisti. Partiamo subito da Zeno Zanandrea, responsabile nazionale del rugby a 5. A fianco alla mia destra c'è il presidente, l'amico, il rugbista, il pilone, Giuseppe Calicchio, presidente del Comitato Campano Rugby. Lui è Alessandro Cialone, coordinatore della promozione e dello sviluppo per quanto riguarda l'area sud. Perché siamo qui? Siamo al villaggio del rugby, innanzitutto è una bellissima giornata, ovviamente si gioca a rugby, parliamo di touch rugby. Zeno, touch rugby si sta sviluppando, noi arriveremo a fare un trofeo di touch rugby a breve, diciamo quando il tempo sarà migliore, quindi parleremo della primavera, inizio estate. Al villaggio del rugby saranno anche tenuti dei corsi, quindi anche adesso stanno facendo pratica i ragazzi. Parleremo di questo touch rugby. Siamo ripartiti, è cambiato nuovamente il protocollo, ricordiamolo, il 15 febbraio ci sono stati degli aggiornamenti, logicamente la FIR segue come è giusto che sia il protocollo. Siamo ripartiti effettivamente, come va questo touch? Il touch va bene, devo fare una premessa, noi nel 2021 avevamo già programmato il primo trofeo italiano di touch, purtroppo il Covid ci ha bloccato, è stato fatto qualcosina, nel 2022 abbiamo già più di 30 tappe di touch in Italia ed è molto importante questo, c'è molta attenzione e molta voglia di ritornare con la palla ovale sui campi da rugby. Io penso che questo sia un grande punto di partenza per rilanciare anche la crisi che ci ha creato questi due anni di pandemia. Ci siamo praticamente fermati là, come noi tutti gli altri sport, bisogna ripartire. Alessandro, stessa domanda anche a te, siamo ripartiti? Sì, stiamo ripartendo, e è chiaro che il trend purtroppo è quello a livello nazionale, abbiamo perso un gran numero di tesserati e di praticanti, soprattutto per le categorie 17 e 19, mentre i numeri sono positivi ed in crescita per quanto riguarda il mini rugby, e questo ci deve dare solo la forza di ripartire ancora di più e di essere ancora più consistenti con questo tipo di attività. Dobbiamo essere bravi a consolidare in questo momento quello che abbiamo, perché purtroppo l'ultima ondata pandemica portato dietro di sé i suoi strascichi, e quindi dobbiamo essere bravi a consolidare quello che abbiamo e da sotto ad alimentare, fare promozione il più possibile e cercare di portare al campo più bambine e bambini, ragazze e ragazzi possibili. Presidente, area sud, Campania, touch rugby, non soltanto rugby. Sì, no, fammi ringraziare prima di tutto i nostri ospiti e anche la federazione che si dimostra ancora una volta molto attenta alle esigenze della Campania. Touch rugby, ma non è solo touch rugby, perché noi includiamo tutto quello che è il mondo del rugby a 5, da quest'anno la federazione ha uniformato tutto ed è un asset strategico per quanto mi riguarda, perché uniformare il rugby a 5 significa fare avvicinare in questo momento storico delle persone che normalmente non avrebbero giocato a rugby e dare a loro la possibilità di avvicinarsi, perché noi oltre ai tesserati e ai praticanti in campo abbiamo bisogno anche di un contorno importante del movimento, e quindi cercare di catalizzare anche le mamme, i papà, piuttosto che i parenti, i fratellini che magari non giocano, poterli incanalare in un percorso dove il contatto non è previsto può essere un buon viatico per mettere le basi e poi strutturarci per i campionati a venire. Come diceva Alessandro, abbiamo avuto un calo, ma questo lo sentiremo negli anni a venire se non ci muoviamo per tempo, e quindi ancora una volta la federazione, sia con il progetto Rilancio Sud e con quello del rugby di base, con Chicco Grosso, Franco Salierno, che insieme a Mariano Carone, il tecnico regionale, cioè stiamo creando una struttura che praticamente è dedicata alla promozione e allo sviluppo. Quindi ogni comitato all'interno ha un responsabile che si preoccuperà di portare avanti questi tipi di progetti.
in abbinate a quelle che sono le esigenze delle scuole. In futuro, senza spoilerare troppo, ci saranno anche dei progetti dedicati non solo alle categorie juniores, ma anche ai kids, perché dobbiamo iniziare a dare un bagaglio motorio di base anche ai bambini dai 2, 3, 4 anni, quindi con dei giochini, qualcosa che possano accrescere anche la loro formazione. E il rugby più degli altri sport, e il rugby al sud, lo può fare perché abbiamo degli spazi all'aperto, abbiamo delle strutture importanti che vanno potenziate e fondamentalmente delle società con una grossa tradizione che possono catalizzare l'attenzione di questi bambini, perché poi i genitori sono molto attenti anche a farli stare all'aria aperta con le dovute cautele, e quindi noi abbiamo la fortuna di avere il sole durante l'anno, quasi tutto l'anno diciamo, tranne qualche cosina, e quindi questi sono i punti di forza che dobbiamo sfruttare. Zeno e Alessandro, tutti e due, i genitori si coinvolgono, hanno piacere ad essere coinvolti, abbiamo parlato di un rugby, c'è interesse dei piccolissimi? C'è molto interesse, perché io vedo che una delle situazioni più difficili erano più sui seniori. Vedo che presso le società stanno arrivando, e parlo anche venendo dal nord, c'è molto interesse, soprattutto per i settori giovanili, parlo del mini rugby, c'è molto interesse. Sono presenti e stiamo aumentando i numeri, per fortuna, e come dice giustamente il Presidente del Comitato, Ricchio, deve essere veramente dare una spinta in questo momento, perché altrimenti andremo a pagare in futuro per queste problematiche importanti. Alessandro, noti di interesse? Basta girarci e vedere quello che abbiamo qui intorno, in questa splendida cornice, in questa giornata di sole, i bambini sul campo e una marea di famiglie fuori a fare da contorno. È fondamentale, perché le associazioni sportive si reggono sul volontariato e su quello che i genitori possono dare di più al club, quindi insomma qui c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno per fare bene. E questo ci fa molto piacere. Presidente, finalmente siamo ripartiti, non soltanto la Serie A, non soltanto i grossi, ma insomma in regione ci saranno le ripartite tra oggi e domani. Siamo effettivamente la situazione in generale come? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere delle società strutturate in Campania con tradizione, quindi hanno attutito il colpo, sono pronti a ripartire, certo le difficoltà ci sono, la voglia c'è e dobbiamo soltanto aspettare che diciamo, la pandemia ci dia un po' di tregua. Stiamo già programmando delle attività per recuperare questi due mesi di inattività, perché fondamentalmente maggio e giugno si può tranquillamente giocare, luglio ci sono, e agosto ci sono le varianti estive del rugby, o quantomeno la sera comunque è piacevole stare, e metteremo in campo tutto quello che è il nostro potere e di più per far sì di farci trovare pronti a settembre. Quindi c'è da stringere la cinghia, se c'è da fare qualche variazione alle formule regionali le faremo, soprattutto per le categorie 17-19. Abbiamo due squadre 19 in elite, abbiamo due squadre 17 in elite, quindi dobbiamo permettere a chi resta in regione di avere la possibilità di giocare e giocare un rugby di qualità. La Campania è anche crocevia, perché noi gestiamo anche alcune squadre della Calabria e tutto il Molise. Le distanze non aiutano, la federazione sta mettendo in piedi tutta una serie di progetti con delle premialità per far sì anche di abbassare questo gap, perché giustamente da noi la parte logistica ha un fattore molto molto importante, la trasferta più vicina parliamo di 50-100 km, da Cosenza a Salerno ne sono 300. Immagina Campobasso Cosenza, per fare una partita si parla di 500 km, 450, quindi comincia a diventare problematico. Dovremmo prevedere anche delle formule diverse, che possono prevedere dei festival
una Coppa Campania, cioè creare degli eventi la domenica dove si è impegnati dalla mattina alle 11 fino alle 4 alla sera, non in una singola gara ma in una sorta di mini torneo di qualità con degli allenamenti congiunti, tutto per mettere in sicurezza i tesserati. Qui il problema non è aumentare, qui il problema reale che vediamo col tecnico regionale è quello di mantenere ciò che abbiamo al momento, mettere in sicurezza i nostri tesserati, programmando già le prossime stagioni. Assolutamente, altrimenti così veramente effettivamente non si riparte. Io vi ringrazio tutti, buon lavoro non soltanto in campo ma anche poi in aula. Zeno Zanandrea, responsabile rugby a 5 nazionale, Alessandro Cialone, coordinatore promozione e sviluppo Area Sud, e il nostro presidentissimo Giuseppe Calicchio, presidente del comitato Campano Rugby. Max De Falco vi dà appuntamento alla prossima, redazione per Sempre News, saluti ovali a tutti. Grazie. Grazie. Franco Salerno, coordinatore promozione e sviluppo rugby a 5 Campania. Gianluca Iello, Drago, seconda linea, amatori rugby Napoli. Franco, stiamo facendo il touch qui al villaggio del rugby, pratica, teoria, siamo ripartiti e che interesse c'è? Loro, Zeno e Alessandro dicevano soprattutto c'è interesse del mini rugby, sia da parte dei genitori che da parte dei piccolissimi, sono interessati al touch, al rugby, eccetera. Noti questa cosa in campagna? Assolutamente sì. Diciamo che touch, rugby a 5, flag, tutto ciò che diciamo che il rugby è strutturato è un momento che serve a noi per promuovere il gioco del rugby attraverso altre maniere, che serve alle persone che avvicinano al nostro mondo per poterlo percepire in maniera più semplice. Quello che poi c'è bisogno di noi, genitori, nonni, zii, insegnanti, tutto quello che sia, non hanno bisogno diciamo, del nostro bioreportiello che è soltanto fisico, loro non ne hanno bisogno, noi abbiamo bisogno che loro si avvicinino e capiscano i principi e i valori del nostro gioco, e questo attraverso quelli che sono queste federazioni della federazione rispetto al touch, al flag, lo stesso snow, lo stesso pitch e quant'altro, sono tutti momenti di formazione e di euforia intorno al gioco, quello che noi abbiamo bisogno in questo momento. Arriveremo al trofeo primavera estate sia per quanto riguarda il touch che per il pitch rugby, giustamente stiamo ripartendo. Ma diciamo che non solo rugby a 15. No, ma devo dirti la verità, anche se diciamo per me è una partita nuova, non è che da sempre mi occupo di queste cose, sono sempre più stato vicino ai 15 campi, la formazione. Però diciamo che in Campania mediamente sono tutto andato, non ci si è mai fermato, anzi, il touch stesso è stato diciamo il mezzo attraverso il quale l'amatore soprattutto ha mantenuto in piedi, voglio dire, un sogno. Nei momenti in cui non ci si poteva toccare, non ci si poteva vedere, siamo comunque uno sport di contatto, questo dobbiamo dirlo, è chiaro che il touch ci risolve oggi, siamo ripartiti, mi serve un pilone del mondo. Prima del break dei due mesi fa ci siamo riservati di nuovo, ovviamente la federazione di rugby come tutti gli altri sport osserva il protocollo, c'è stata una pausa, il protocollo è stato di nuovo riaggiornato dal 15 e ufficialmente siamo ripartiti. Il nostro presidente Massimo Cenci ha detto si riparte non solo con la Peroni, con la Champions e con la Europa, ma anche con la
a partire dalla Serie A. Siamo ripartiti meno male, anche perché, come diceva prima Franco, a noi piace il gioco stesso, piace giocare in tutte le sue forme. Il campo, noi dobbiamo assaggiare il campo, dobbiamo provare le emozioni che solo questo gioco ci può dare, in tutte le sue sfumature, che sia per giocare in Serie A con l'amatore, con Prato, ma sia stare qui a allenare, a giocare a calcio, a giocare a beach, a snow. Siamo legati dalla passione comune che è quella del gioco. Quindi siamo tutti e siamo contenti di stare qui. Quali sono anche i piccolissimi? Tante e 15. Tante e 15. Cosa si può fare? Una ragazzina? Ma sì, l'idea è quella di trasmettere quello che il rugby ti ha dato. Perché il rugby ti ha dato. Cosa ti ha dato? A te, a Drago, cosa ti ha dato? Personalmente avevo la passione del Cile. La voglia di essere insieme alla squadra, tra te, un modo di vivere, un modo di pensare, veramente mi ha dato un piano. E questo che ho ricevuto vorremmo ridarlo sul campo. Franco, io ti ho interrotto, cosa... No, non ricordo quello che stavo dicendo, vabbè, voglio aggiungere una cosa, l'hai intervistato solo come, diciamo, giocatore e allenatore dei bambini della... Non l'abbiamo trovato! Sono felice, voglio dire, di dire che, diciamo, lui è la parte pratica di quello che faccio io, qui, in questo territorio. Al villaggio. Alla, ma non solo al villaggio, nella città di Napoli, diciamo, ovunque Drago collabora con il comitato, e l'ho sempre detto, diciamo, che adesso ci ho messo 5-6 anni per formarlo, allora adesso dobbiamo sfruttare. Assolutamente. Detto questo, guarda, e non hai formato solo me, mi hai formato tanti. Tu hai chiesto se siamo arrivati, ma io credo che siamo arrivati, assolutamente. Chiaramente abbiamo bisogno di sfruttare, di questo e credo che a breve riusciremo a trovare di nuovo l'entusiasmo nelle persone e nei giocatori, soprattutto noi abbiamo fatto riusciamo a trovare l'entusiasmo che quanto riguarda le finali, presto decideremo come, ma comunque ci sono delle tappe sia di beach che di touch che comunque sono pari alle finali, tu mi devi portare i saluti a tuo papà Giovanni Mello, si occupa di un altro tipo di... si è occupato in passato, diciamo cosa faceva papà, era collaborato a stretto giro con il più grande, il maestro, assoluto, il Maradona. Rodolfo, vuoi venire a volo a volo? Vieni. Sì. Rodolfo Altorelli, responsabile del mini rugby dell'Amatori Napoli Rugby. Allora Rodolfo, siamo ripartiti, ufficialmente siamo ripartiti, touch, beach rugby, qui al villaggio del rugby. Pratica sul campo, teoria dopo in aula. Beh, in realtà non ci siamo mai fermati, abbiamo sempre cercato di tenere alta la tensione, il numero di bambini, dicevi. Ci fa molto piacere ospitare la settimana prossima questo italiano, ci hanno coinvolti, siamo contenti, siamo contenti anche del fatto che il numero di bambini è più o meno, è più o meno sempre lo stesso, non è peggiorato di un poco, però poi arrivano da altre, comunque da altre situazioni, dalla piscina, dal basket, abbiamo anche nuove entrate, quindi siamo tutti scappati, non ci lamentiamo. Siamo bentornati ragazzi, molti sono rugby, sì. Ma anche i più grandicelli, i problemi, i grandicelli è diverso, così come in tutta Italia abbiamo qualche problema, 17, 19, 15, però diciamo che comunque riusciamo a mettere le squadre in campo. Questo c'è tanto, il protocollo lo dobbiamo osservare, di nuovo ricambiato il 15, insomma ci sono altre modifiche, ho osservato come noi, come tutti quanti. La cosa importante è che ci facciano giocare, poi i protocolli li osserviamo, quella è la cosa importante che ci facciano giocare. Il touch, come giustamente dicevano Drago, diceva Franco Salieri, il touch potrà... noi siamo uno sport di contatto, questo non lo sappiamo. Può anche essere una spinta il touch, visto che non è il claccaggio vero e proprio, può dare una mano a ricominciare. È comunque un'opportunità sia per ricominciare, ma anche un'opportunità per coloro i quali hanno un po' di ritrosia al contatto, anche con i bambini.
giocati. Quando vediamo ci sono dei bambini che hanno un po' più di problemi, magari una parte della sessione dell'allenamento la dedichiamo al flag o al touch. E quindi anche coloro i quali hanno la paura proprio del contatto tendono a invece ad entrare, a cercare lo spazio, a correre, quando invece giocando a placare sono un po' più restii. Invece il touch avvicina di più. Si riescono ad avvicinare, si appassionano ancora di più. E poi introdurre piano piano anche il placcaggio, fermo restando, che possono continuare a giocare. Purtroppo il contatto a volte ad una certa età non tutti insomma riescono subito a farlo, quindi anche un altro modo per aiutare questi ragazzi ad avvicinare e a migliorare il placcaggio, perché poi si arriverà comunque al placcaggio. Grazie Rodolfo, grazie a te, sempre gentilissimo a volo. Max De Falco, redazione per Sempre News, Rodolfo Antonelli, saluti ovali a tutti. Ciao, grazie.